Riscoprire il turismo delle radici, questo vuole fare Italea e lo ha messo in mostra alla 30ª edizione di Friuli Doc con tanti laboratori. Un'idea che parte proprio da quell'Oris Basso che per anni ha guidato i Focolars Furlans e che vuole riannodare proprio i friulani all'estero con le loro radici, e chissà che poi non possa avvenire anche un rientro definitivo, come si augura il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. È un progetto importante perché parla ai nostri corregionali all'estero, parla alle nuove generazioni, quelle che sono magari discendenti degli immigranti degli anni 50, degli anni 60, seconde, terze, quarte generazioni, che magari oggi hanno perso un po' quel legame dal punto di vista linguistico, ma non dal punto di vista del senso di appartenenza. Sono legatissimi alla nostra cultura, alla nostra comunità regionale, forse più di quanto lo siamo anche noi talvolta. Pertanto Italea permette di parlare loro, di invogliarli a ritornare in Friuli Venezia Giulia per conoscere le loro origini, per conoscere i territori da cui sono partiti i loro avi, ma naturalmente conoscendo il Friuli Venezia Giulia, rendendosi conto della qualità della vita che c'è in Friuli Venezia Giulia, potrebbe nascere anche quella fiammella, quella volontà di rientro, di ritorno in regione che noi auspichiamo si concretizzi, perché una cosa di cui abbiamo assolutamente bisogno è di avere giovani. Non solamente i nostri giovani vanno all'estero per fare esperienza, ma bisogna anche che giovani che vengono dall'estero, magari con le radici della nostra regione, tornino da noi, perché comunque abbiamo in qualche modo necessità di combattere anche quell'inverno demografico che sta colpendo il nostro paese Italia, e avere giovani magari che hanno le nostre appunto radici ma hanno anche l'esperienza, la cultura che nasce dalle altre nazioni permetterebbe di arricchirci ulteriormente. Quindi Italea è un progetto bello perché ci fa conoscere, ci fa apprezzare ulteriormente, promuove il rientro dal punto di vista turistico, ma poi il rientro turistico potrebbe diventare anche un rientro a tutti gli effetti. Questo è quello che ci auguriamo.